Aspetta, Luca. No, loro hanno detto. Perdón. Yo he dicho, a ver, los tres mexicanos, ¿sí? Van al centro. Vamos a hacer tres círculos y cada quien va a aplicar en un lugar de poder desde la física cuantística y se va a sanar esta gente con cáncer. Y sí. Allora lui ha detto, mi hanno detto che siete tutti terapeuti, di farlo vedere, mettetevi all'opera senza timore. Lui super visionava, girava tutto attorno ai cerchi e noi, chi più chi meno, all'esterno più all'interno, abbiamo cominciato a toccare queste persone e si sentivano le onde di energia che passavano attraverso queste persone, ma molto forti. Io toccavo la signora nei ginocchi, ho sentito proprio come un terremoto dentro di lei e si è fermato e ho detto, ah, è successo qualcosa. Gli altri toccavano quelli coi tumori e intanto Hector passava e aiutava. Quando lui aiutava noi si sentiva una onda enorme, perché lui ne ovviamente ne porta giù molta. E dopo 10 minuti, credo, forse un pochino di più, di concentrazione massima, di grande energia, ha detto basta, basta, siamo tutti fermati in raccoglimento. Le persone hanno avuto visioni, sono state molto meglio e uno ha avuto una visione di essere morto e di rinascere. Si è visto morire e rinascere. La signora che aveva male ai ginocchi non aveva più male ai ginocchi, migliorata moltissimo nel seno, sono stati bene. E noi l'abbiamo fatto con una grande convinzione, con la forza di questo luogo energetico, lui ovviamente che aiutava noi, ma è stata la volontà e l'amore di farlo che ha fatto succedere la cosa. Come diceva quel video di Braden, dove ci sono quei dottori in Cina che toccano uno che ha un tumore e dicono ecco, è fatto, e il tumore se n'è andato. Con la intenzione e la forza dell'amore è successo questo. Io ero testimone, e ho toccato anche questa signora, ho sentito una scossa che dai ginocchi è uscita e è andata per terra. E questo il giorno dopo abbiamo fatto una condivisione, Ettore ha fatto racconta, quello che tu, ognuno di loro ha raccontato quello che ha vissuto, erano felicissimi ed erano cambiati, stavano bene. In più la mamma di questo che ha sognato di rinascere e morire, si è sognata che il figlio era morto. Gli ha telefonato, fa, voglio sapere come stai perché ti ho sognato che eri morto. Quindi il legame psichico che c'è fra tutto il campo e tutto il resto. Quindi, ecco. Sì, fueron minutos de... Se crearon tres círculos equilibrando energía femenina con masculina. Para mí, ellos han dicho, ¿cómo lo hacemos? Les dije, ustedes saben cómo. Una práctica de física cuantística. Sí, cuando han chiesto, ¿cómo facciamo? Le he dicho, ¿vos sapete cómo farlo? Fatelo. Y esa es la cosa, o sea, tienen la teoría, pero no tienen la práctica. Sapete la teoría, pero no sapete la práctica, adesso fatelo. Y era hacerlo ahí. Y entonces, como el video de Greg Braden, ¿no? Tres chinos que pueden desaparecer un tumor en 3 minutos. Eso es factible, eso es un chip actual. Sí, un chip actual, es factible, quindi bisogna rimuovere questo chip que ci dicevano lo posso fare e non lo faccio. La señora llevaba aquí en el ginocchio una rodillera, se dice en México así, ¿te acuerdas? Sí, ginocchio, claro. La ha lasciato y dijo, no me duele, nunca más dolió. Los chicos han mostrado ahora, llegó el estudio, no hay cancro. No hay cancro. Wow, como ahora Luis está diciendo, no hay un tumor. Dices, eso es a lo que tenemos que accesar, señores. Es con lo que debemos llegar. ¿No? Y se pudo experimentar. Se pudo experimentar. Para mí ha sido un regalo que todo el grupo de Italia... ¿Sabes que ha pasado algo muy, muy, muy interesante para mí? Ha sucedido también una cosa muy interesante para él. Uno de los chicos, como ya estaba en una fase terminal... Era en una fase terminal uno de los ragazzi. Su mayor anhelo era conocer Italia. Gli sarebbe piaciuto molto conoscere l'Italia, un grande desiderio è quello di conoscere. Che interessante, no? Interessante, no? Quindi sono arrivati gli italiani. E lui aveva stato in Roma un mese antes. Era stato a Roma un mese prima. Perché era la sua illusione. Che era la sua illusione di vederla. La sua. E mira chi lo fa sanar. E guarda chi l'ha guarito, gli italiani. 30 italianos con todo, ahí. Perché ho detto, voi cosa fate in Italia? Ma io ho detto, ma fate i guaritori, siete capaci, fatelo. Va bene? Allora, no? Partiti. Il potenziale ahí está, metanle mano todos. Sì.
Lindo, ¿no, Luca? Fue, haber compartido este trabajo, Cincia, fue muy interesante y creo que está abriendo ahora una pauta para seguirlo haciendo con la gente. Hay que meterlos a la práctica. Sì, la metto in pratica, comincia una nuova fase di una pratica diversa. È stato veramente interessante. Y mientras se lavoraba insieme, todo, las 30 personas mantralizaron a full. ¿Sabes lo que era estar respirando a full y mantralizar? ¿Cómo dirigir la energía hacia una estructura física y cómo tocar desde la parte energética? 30 personas a full mantralizando mientras encieme 6 personas. A mí me tocó apoyar, no estaba apoyando nada. Exacto. ¿No? ¿No? Era madres, mételo. Abre. Y los chicos han narrado cosas bellísimas. Bellissimissime. Sì, cose bellissime, sì. Che all'inizio erano uno, io sono venuto qui così, se c'è qualcosa che posso ricevere sono pronto a ricevere, ho fatto tutto quello che potevo, sono malato, non riesco a guarire, ma se qui qualcuno può aiutarmi, sono qua. Una scena stupenda. Sì. Sì, è stata veramente una esperienza. È un'idea che ha avuto lui quella sera, che gli era detto l'auricolare. Il cicciarito. Adesso lo facciamo, va bene. E io, hai 30, che buono. Sì, è stato molto lindo, sabes? È stato molto, molto lindo. Averlo compartito per me è un onore con tutti loro. Perché mentalizzare la OM in 30 persone, molto forte, tutti concentrati, c'era una potenza, era venuto anche un caldo dentro, c'erano 40 gradi, credo. Era una sauna, un calore enorme, ma è un'energia di amore formidabile proprio. Sì.